Ora andiamo a vedere il capitolo numero 17, oppure il discorso numero 17 del 28 novembre 1932. Iniziamo con l'invocazione. Tu magna presenza infinita, onnipotente intelligenza, onnipresente sostanza di luce. Tu magna presenza, tu asceso Gesù Cristo, manifestato adesso attraverso il tuo onnipotente splendore. Lodiamo e ringraziamo la luce, te, o potente fratello, tessiamo le lodi del sole centrale fino all'essere dal quale riceviamo oggi i suoi raggi. Dalla pienezza della tua radiante vita, o Dio, ci inchiniamo in adorazione davanti alla tua poderosa presenza. Vi porto i saluti del grande maestro Meru, il cui messaggero è Lady Nada. Egli è per una grande montagna di questa terra, i cui misteri saranno un giorno svelati, come il maestro Himalaya e per la catena dell'Himalaya. Lady Nada è con me, nella città dorata, sopra i cui raggi gemelli siamo venuti noi oggi. Durante le prossime 7 settimane, come è stato disegnato e come avete sentito, il nostro raggio condiviso verrà verso di voi in ogni momento dalla città dorata. Adesso andiamo a vedere il discorso. Quando sarai sufficientemente forte per sopportarlo, noi ti porteremo in forma descrittiva una delle più stupende espressioni dell'uso corretto e scorretto di questa poderosa presenza io sono. Questa esperienza reale è accaduta in quella che ora è la catena delle Ande nell'America del Sud, in un passato molto remoto, quando i figli di Dio cominciarono a dimenticare per la prima volta la loro origine e iniziarono a proclamare la potente energia della quale essi erano coscienti come di una cosa propria. Gli studenti e il genere umano hanno solamente una minima idea. Perfino nell'angustia che essi stessi si sono creati di quanto potentemente sia stata usata questa forza in passato per motivi egoici. Non si è mai saputo di una condizione simile anteriore. Rimangono ancora le vestigia della città sotterranea che descriveremo, nella quale è successo quello che sto per narrare. O che i figli di Dio risvegliano la stupenda attività dell'uso dei poteri della luce per il bene dell'umanità, quando la loro attenzione si sarà concentrata sinceramente in quella luce. Se numerosi studenti dei vari angoli della verità della terra potessero oggigiorno allontanare l'ignoranza della mente esteriore e credere nei miracoli apparenti di ogni epoca, romperebbero il guscio dell'io esteriore e lascerebbero entrare la luce. La fede nel credere alle cose che non si vedono è uno dei mezzi più grandi per aprire la porta all'attività cosciente della luce della presenza io sono. Allo stesso modo in cui usi l'auto o l'aereo per coprire rapidamente le distanze, altrettanto la grande presenza io sono usa il corpo. Il corpo rappresenta l'aereo e la mente il suo motore potente, attraverso il quale la presenza io sono lo fa volare. Sono sicuro che gli studenti non abbiano ancora compreso la forma sottile che il dubbio usa per insinuarsi. Una domanda nella mente, conscientemente o no, concentrerebbe il potere totale della presenza io sono e un modo sottile per instillare dubbi.
coloro che vogliono discutere la questione della realtà, della grande verità della vita, che lo credano o no, stanno ammettendo il dubbio nelle loro vite. Oggi nessuna mente razionale e sincera, dopo aver cambiato la direzione della sua attenzione e averla concentrata fermamente sulla presenza io sono, per discutere, dubitare o interrogare l'onnipotenza di questa presenza io sono. Il dubbio, difficilmente riconoscibile, che lascia entrare nella mente argomenti riguardanti l'origine del suo essere, è solamente una forma di forza che si erge contro la legge della resistenza, forza per mezzo della quale si misura la crescita dell'esteriorità. C'è una differenza molto grande tra un ragionamento sincero per conoscere la verità e la tendenza umana a discutere contro la stessa realtà a cui si vuole credere. Diamo sempre il benvenuto, molto seriamente, all'interrogazione sincera della verità, ma non avremo niente a che fare con quella natura la cui tendenza dominante è discutere contro la realtà della verità. Quanto più un individuo ammette la discussione della verità nella sua vita, tanto più alto sarà la barriera che andrà formandosi e che dovrà puoi superare nel lontano giorno in cui lo dovrà fare. Gli studenti che criticano, condannano o giudicano questo canale di espressione della verità si ritroveranno sull'orlo di un precipizio nel quale cadranno in qualsiasi momento, senza nessun altro motivo, se non il fatto che essi stessi se lo sono creati. Vorrei che tutti comprendessero che questo splendore della luce è stato stabilito con un proposito definito e che continuerà a fare il suo lavoro, prescindendo da qualsiasi personalità esistente. Dico questo chiaramente affinché gli studenti di questa radiazione possano comprendere che stanno trattando con forze potenti che sono tanto reali quanto la stessa realtà. Coloro che non possono passare questo esame e sottoporre lo sfaviglio della luce non dovranno incolpare mai nessuno, se non essi stessi, perché hanno un libero arbitrio e hanno ricevuto l'uso della poderosa presenza io sono, attraverso la quale possono mantenere l'autocontrollo assoluto. Chiarisco di nuovo che se dovessi essere tanto incauto da tentare di discutere la verità sacra che ti si offre per il tuo proprio uso e la tua libertà, con chi non sa nulla su di essa, ti metterai nelle profonde acque del dubbio e degli interrogativi. Posso dirti solamente che nel passato, agli studenti che erano portati nei ritiri per la loro istruzione non si permetteva né a loro accadeva di discutere la verità fra loro. Essi applicavano silenziosamente e seriamente le istruzioni ricevute dal loro maestro e arrivavano sicuri ai risultati che desideravano. Sarebbe meglio che gli studenti fossero presi a sassate nelle strade invece di condannare, criticare o giudicare la luce che si sta offrendo loro, poiché se entrassero nella presenza io sono, come sono stati diretti, ogni domanda e ogni problema sparirebbero dalla loro vita, come la nebbia davanti allo splendore della luce solare mattutina. Sono sicura che tutti questi studenti sono forti a sufficienza per ascoltare la verità e usare la forza della presenza io sono per governare e controllare l'esteriorità al fine di ricevere la presenza completa, l'amore, la saggezza, il potere e l'opulenza della grande e onnipotente presenza io sono che li rende capaci di pensare, scrivere e vivere e che ha dato loro il desiderio di raggiungere la verità e la luce. Vorrei dire apertamente,
con la bacchetta di fuoco messa nella coscienza degli studenti che il fratello e la sorella che vi stanno dando questo insegnamento sono solamente messaggeri di quelli che hanno saputo e hanno provato questa legge durante molti secoli. Questi grandi esseri su cui hai concentrato la tua attenzione non sono un mito né un'invenzione dell'immaginazione esteriore, sono esseri armoniosi, vivi e saggi che possiedono il potere, potendola dirigere o usare a loro discrezione. Cosa impossibile da concepire per la mente umana. In passato lo studente aveva avuto un tempo quasi limitato per decidere se desiderare agire nella luce o se voleva continuare a vagare ignorando la sua presenza e i suoi gloriosi poteri. I cicli cosmici sono cambiati varie volte ed è arrivato ormai il tempo in cui i figli di Dio devono prendere la decisione finale, ossia decidere a chi servire. Io farei qui un piccolo appunto perché non so se voi seguite o avete seguito un corso in miracoli o state seguendo, oppure la legge dell'uno, vedete che tutto poi alla fine ci conduce e ci dà questa perla di saggezza, anche questo libro, quello di decidere, come dice in questo caso, decidere a chi servire, e cioè la scelta del cammino che vogliamo seguire. Noi tutti siamo messi, come dire, davanti a questa scelta. Quale cammino seguire? Quello negativo delle illusioni, le illusioni dell'ego nella profondità del buio e della menzogna e di tutto quello che è la negatività, oppure il nostro cammino, quello di casa, quello di tornare alla nostra realtà, alla nostra casa, ed è quella della luce e dell'amore divino che c'è in ognuno di noi. Questo è il nostro libero arbitrio di scegliere a quale di questi cammini servire, se siamo orientati positivamente o negativamente. E quindi questa è la grande scelta di questi nostri tempi, di questa nostra densità. Scegliere a quale cammino servire, se essere di servizio agli altri, di servizio alla luce, oppure di essere al proprio servizio e quindi al cammino negativo. Mai prima d'ora nella storia del mondo sono state offerte tante opportunità o aiuti ai figli di Dio della terra per far loro affrontare lo splendore del sole e della luce eterna di Dio e farli camminare seriamente senza paura nel loro splendore raggiante, liberi, per sempre liberi da ogni limitazione, vivendo nell'abbondanza di quella luce che li avvolge come un manto di pace e di riposo. Di nuovo ti dico, amato studente, se non puoi sentire nel tuo cuore la verità di questa istruzione portata a te su di un vassoio d'oro, allora non dire o fare mai nel nome della tua presenza io sono qualcosa che scoraggi un altro circa la luce che potrebbe ricevere. Nella pienezza del grande amore del mio essere ti do la verità pura e genuina e che il suo splendore ti consenta di comprendere il significato di osare, fare e tacere. Qualsiasi domanda nella tua mente sulla realtà o autenticità della fonte della tua istruzione impedisce solamente il tuo progresso e a causa un ritardo di mesi o di anni nella realizzazione di ciò che potresti fare facilmente in poche settimane con una mente libera e in pace. Poiché ti ho scelto, io so e sento ognuno dei tuoi pensieri. È molto facile che lo studente pensi a volte
che le sue azioni e i suoi pensieri siano nascosti e sconosciuti. Ma per la schiera ascesa non esiste alcuna azione o pensiero che si possa nascondere loro, perché tutto ciò che tu pensi o senti si registra nel mondo eterico intorno a te in una forma tanto naturale come il naso del tuo viso. Perciò non commettere mai l'errore di sentire che puoi pensare o agire in segreto. Puoi nascondere qualcosa facilmente dell'io esteriore, ma mai della presenza io sono, perché la schiera ascesa è senza ostruzioni. Questo, mio caro studente, è il massimo che mi è consentito dire per aiutarti a stare in guardia. In futuro non si aggiungerà nient'altro a questo argomento. Ricorda che adesso la decisione se vuoi o non andare avanti spetta a te. Adesso ti dirò qualcosa di molto incoraggiante. L'unica ragione possibile per la quale il raggio personale di Gesù si possa dare a chi stava sotto questa radiazione in quel tempo fu perché 7 persone di questo gruppo di studenti furono testimoni dell'ascensione di Gesù Cristo 2000 anni fa. Egli li vide e li riconobbe allora come li vede adesso, e non solamente sta dando adesso riconoscimento, ma anche aiuto. Alla stessa maniera in cui questo splendore arriva a voi, miei amati, giunge ai cuori di chi può ricevere la presenza. Per questa radiazione, molti di quelli che hanno un amore profondo per Gesù o di Gesù attraverso i canali ortodossi saranno svegliati alla presenza di Dio dentro di loro. Oltre a ciò, l'attività congiunta di Gesù con la schiera ascesa sta spingendo il suo manto d'amore, pace e luce sull'umanità, essendo questo il periodo dell'anno in cui l'attenzione generale si ottiene più facilmente. Mio amato, ti sembrerà incredibile quando dico che i maestri di luce e saggezza hanno dei passaggi attraverso la terra, in ogni direzione, così come tu hai sulla terra delle autostrade per andare da costa a costa nella tua automobile. Se capisci la struttura atomica della terra, non lo considereresti tanto incredibile, perché quei grandi che hanno assistito al processo dell'umanità fin dal principio devono fare uso solamente di certi raggi per camminare attraverso la terra tanto facilmente quanto tu cammineresti attraverso l'acqua, in maniera diversa però, perché essi lasciano il cammino aperto dietro di loro, mentre la tua camminata attraverso l'acqua lascia che questa si richiuda dietro di te e il percorso scompaia. Così è stato con i grandi esseri che hanno illuminato il cammino per guidare l'umanità verso la luce. Il cammino rimane visibile affinché quei bambini di luce inferiore possano trovarlo e seguirlo sempre. Se alcune volte essi commettono un errore e prendono il cammino sbagliato, hanno la presenza Io Sono che li chiama. Li richiama di nuovo verso il potere principale e li guida nuovamente fino a che anche essi possono essere portatori della torcia e illuminatori del cammino per chi seguirà. Io sono la potente presenza che non è mai impaziente né si sente mai scoraggiata. Per i lunghi periodi in cui i figli della terra voltano le spalle alla luce per godere delle attività sensoriali, fino a che un giorno quest'ultime diventeranno talmente repellenti che essi, quasi con l'ultimo respiro, grideranno: «Oh Dio, salvami!» Non posso fare altro che sorridere quando immagino che penserai che sono un vecchio brontolone, ma non è così. Bensì, devo dirti che il coraggio necessario, le verità che esistono nelle tue necessità per farti trarre beneficio da esse,
quando mi conoscerai meglio, non mi considererai dopotutto né tanto vecchio né tanto brontolone. Finché avrai domande da fare costantemente, non troverai totalmente aperte le porte dell'istruzione. I raggi naturali diventeranno permanenti per la terra e saranno raccolti nel centro. Se il desiderio dell'umanità di raggiungere la luce sarà genuino, cosa che determinerà se questa attività autoallineata vale la pena. Il globo è composto da terra, acqua ed aria. I raggi sono il fuoco cosmico che si compenetra con gli altri tre elementi. I raggi passano attraverso la terra e dove si intrecciano si ammorbidiscono e formano lo splendore luminoso dell'attività concentrata della luce. Un raggio entra nella crosta terrestre in un punto al sud del centro del deserto del Gobi ed un altro entra giusto ad ovest del lago Titicaca, nella cordigliera delle Ande. Questo è il lago più grande dell'America del Sud e del mondo ed è stato nei secoli passati un punto di grande importanza. Questi sono i punti più intensi di luce sulla Terra. Durante ogni ciclo ha luogo un'attività cosmica con la quale non si può interferire. Le grandi leggi cosmiche sono esatte perfino nei minimi dettagli ed è una cosa come il fallimento o l'incidente non ha niente a che vedere con essi. Non considerare nient'altro nel mondo che la grande presenza io sono. Fai attenzione e governa il tuo sentimento perché altrimenti arriverà un momento in cui ti sorprenderà senza che tu te ne renda conto. Quando succede che ti scoraggi, tu che conosci la legge dovresti rivolgerti alla presenza io sono immediatamente e chiedere che cosa devi fare. Invece, purtroppo, spesso mantieni la tua attenzione concentrata nello scoraggiamento ed alcune volte hai bisogno perfino di un terremoto per scuoterti e tirarti fuori da questa situazione. Prendi il seguente decreto. Questa resistenza deve cedere il passo e la vista e l'udito devono manifestarsi. Prendi posizione decisa di io sono la presenza della mia perfetta vista ed udito per sanare quelle condizioni. Ognuno dovrebbe prendere il decreto io sono alla mia vista e il mio udito perfetti. I raccolti delle mille e una notte vennero originalmente dai maestri che li dettero come verità velate per aiutare l'umanità e coloro che credettero in essi attraverso la fede. Ricevettero manifestazioni meravigliose. All'inizio di queste manifestazioni meravigliose bisogna avere fede per navigare con la marea finché possiamo manifestare la realtà, perché la fede è il potere sostenitore e se possiamo mantenerla generata, essa diventa realtà. Ci sono state le due attività della legge. Quando entri nel pieno della sua azione, la prima è la condensazione, la seconda è la conversione in etere. Seguile serenamente, non lasciare che il tempo, il luogo o le cose interferiscano. La mente esteriore deve mantenersi calma e costante, la volontà esteriore e interiore devono diventare una cosa sola. Più l'attenzione rimane concentrata in loro con decisa determinazione, più grande sarà la rivelazione dell'operazione interna, fino a che potrete manipolarla conscientemente. E qui finisce questo discorso.
e andiamo a vedere la benedizione. Benedizione. Presenza di Meru, di Lady Nada e della grande schiera ascesa. Vi lodiamo e vi ringraziamo per il vostro raggiante splendore, per la vostra saggezza e per la vostra sostanza che stanno generando il visibile. Lodiamo e ringraziamo che la tua grande saggezza e intelligenza siano una con la grande presenza. Io sono quello che io sono, portando sempre più di essa stessa verso l'azione cosciente. Lodiamo e ringraziamo che nel riconoscimento della presenza io sono, abbiamo la chiave per tutte le cose visibili e invisibili.